Bentornati ragazzuoli miei, qui è Revens e siamo oggi con il nostro nuovo, secondo, fantastico episodio di Halo 4 e come vi ho promesso daremo uno sguardo appunto a Fucina, la nostra ben amata modalità da tutti i fan di Halo e quelli che diventeranno appunto i fan di Halo. Ragazzi, volevo anche avvisare del fatto che mi è arrivato un nuovo computer, quello che avevo scritto appunto sul canale, che era in fase di manutenzione. Alla fine ho deciso, buttiamo quello, veramente prendiamone uno con qualità, diciamo, ottime, con qualità, ottime prestazioni. Comunque, parlando di Halo adesso, tornando al nostro Halo 4, qui troviamo appunto il tipo di partita, possiamo scegliere i diversi tipi di partita, di gioco, diciamo. Abbiamo veramente, c'è un po' di tutto, diciamo. Poi dopo passiamo alle mappe. Tutti vorrete dare un'occhiata alle mappe. Ovviamente io qui mi sono chiesto la prima, qual è la mappa più grossa? Perché alla fine quello che si chiedono la maggior parte dei fan di Halo, le persone che seguono comunque questa quadrilogia, appunto è il fatto, qual è sempre la mappa più grossa? Su Halo 3 avevamo nella sabbia, su Halo Reach, che non voglio nominare perché Halo Reach non lo conto, se fosse per me non lo conterei neanche fra gli Halo, talmente è una cosa oscena, veramente un gioco brutale. Su Halo, diciamo, su Halo Reach avevamo creato un mondo, adesso su Odyssey non ricordo, comunque non penso ci sia, no, c'è stata soltanto la modalità cooperativa su Odyssey. Avevamo Halo 2, anche lì comunque ci stavano altre mappe, anche Halo 1. Appunto qui però ci troviamo con la mappa più grande, che da quello che ho capito adesso dovrebbero uscire le nuove mappe tra un po' di tempo. Pensate un po', cioè è appena uscito il gioco e già vogliono far uscire le nuove mappe nuove. Vanno un po' di fretta questi 343, che poi svolgono poi le idee e le finiranno una certa, no, non penso, perché a creare un gioco del genere veramente ci vuole tanto. Guardate, allora, qui ci troviamo appunto con... tiriamo quello lì un pochettino a sorte, Ragnarok, proviamo Ragnarok, che mi dà una sorta di immagine di Valhalla, se vi ricordate, quel Valhalla di Halo 3, per chi ci giocava. Allora, diamo uno sguardo a questo, appunto... con opzioni partita al tempo di rigenerazione, non vogliamo annoiarci, 3 minuti, meglio di no, ok, perfetto. Allora, avviamo la fucina. Allora ragazzi, qui appunto si sta avviando la fucina, e che dire, attendere la configurazione della partita. Qui abbiamo una nuova interfaccia, UNSC, l'UNSC è appunto la, diciamo, la forza... come dire, buona di questo gioco, sono i buoni, diciamo, la parte buona. Allora, qui abbiamo l'equipaggiamento. Ah, vabbè, allora, qui torniamo al nostro oracolo, quello che può volare, scazzeggiare dappertutto. Allora, e questa, oh, ho ragione, questa è la vecchia mappa, Valhalla, è identica, l'hanno un po' ritoccata, ammetto. L'hanno ritoccata, sì, l'hanno ritoccata bene. Allora, questo è ufficialmente il primo gameplay. Allora ragazzi, appunto qui ci troviamo, vabbè, lì abbiamo la nostra Banshee, poi abbiamo il nostro Warthog qua, ma adesso dobbiamo andare, oddio che è stato, basta che non spaventa sto gioco. E allora, ci troviamo col nostro oracolo e diamo un'occhiata un pochettino, andiamo nel posto con più luce e diamo un'occhiata un pochettino a tutti i gadget che abbiamo. Allora, diamo prima uno sguardo alle armi umane. Appunto abbiamo la Magnum, la nostra bella vecchia Magnum. Sono cambiate molto di estetica, come dicevo anche nel nostro primo episodio. Il fucile d'assalto, appunto queste le armi umane sono usate dagli UNSC. I fucili da battaglia, abbiamo il DMR, che dovrebbe essere un fucile d'assalto a colpo singolo. Il fucile di precisione, che ragazzi, questo solo per il piacere, che io sono sempre stato uno sniper, faccio vedere un pochettino. Questo è il nostro fucilozzo da precisione. E questo veramente, se la mette addosso a uno, mi sa che lo fai volare via ormai. Madonna. Comunque, diciamo che l'estetica delle armi l'hanno drasticamente cambiata. Appunto adesso stiamo con i lanciarazzi, doppietta, detonatore adesivo. Che è questa arma? Non vedi? Questo, diciamo,
dal nome, detonatore esplosivo, fa detonare gli detonatore adesivo, fa detonare gli adesivi. So, ok, so, mi ricordo un film, ma non penso sia niente a che fare, ecco, perfetto. Qui abbiamo, ragazzi, qui proprio, tappatemi le orecchie perché qui, bellissima, diciamo, arma pesante, andiamo un pochettino, diciamo con le armi pesanti, railgun, qui stiamo soltanto guardando le nuove mappe, le nuove armi, diciamo, quelle umane, adesso, questo dovrebbe, che fa? È una specie di scarelatore plasma, qualcosa che se la pianti addosso a uno mi sa che lo disintegri. Qua abbiamo il nostro laser Spartan. Vabbè, nostro vecchio laser Spartan. Non mi chiedo un po' la potenza, tanto ovviamente era già potente a sé. Allora, qui abbiamo visto le armi umane, vediamo un pochettino le armi Covenant. Pistola al plasma, fucile a scarica. Fucile a scarica, se non mi sbaglio, era sempre quello come il fucile d'assalto. Diciamo mitra, mitra scarica. Ah, c'è il riscaldamento, perfetto. Pistola d'aghi, fucile particellare. Queste sono veramente tutte vecchie armi, diciamo, di Halo. Sono tutte, adesso l'hanno giusto ritoccate, ma molte sono veramente tante di Halo 3. Ecco, questa veramente per farci headshot deve essere spettacolare. La nostra lama energetica, questa era portata dal primo Halo. Guardate come l'hanno ritoccata qui. Veramente pazzesco, questa è veramente utilizzata per assassinare da dietro. Veramente potente quest'arma, se si è bravi a utilizzarla, se si è agile piuttosto. Fucile a combustibile, questo me lo ricordo perché fa casino, non lo so ancora. Martello gravitazionale, in caso tutti voi pensassero, non so, vogliamo buttare via un paio di cose, vediamo un po', andiamolo a provare su un veicolo, vi faccio vedere un pochettino che cosa fa, diciamo, un veicolo, che effetto gli dà. Quindi ragazzi, capite un pochettino che se avete uno davanti dategli una bella martellata, perché avete visto un po' l'effetto che fa. Poi qui veramente abbiamo un po' di tutto, abbiamo il fucile a concussione, il fucile al plasma, granata al plasma, ah, appunto sì, questo, vabbè, se quello lì l'ha piazzato un po' male, in ogni caso è sempre quello lì, diciamo, un po' portatile, te lo puoi anche portare ovunque. Poi, ragazzi, prima, al primo episodio, avevo parlato appunto di questa nuova specie, e non so che cazzata avevo detto, anche per il discorso che stavo male, comunque si chiamano i percussori. Sono i percussori, questi nuovi, diciamo, nemici, sono li scoprirete, diciamo, vedendo Halo, ovviamente seguendo la campagna, vedrete questa nuova specie, appunto. E loro hanno queste nuove armi incredibili, perché queste armi, che di diverso dalle armi umane e quelle Covenant, queste armi hanno la possibilità, non solo sono belle esteticamente, hanno tutti un marchio giallo, anche i percussori comunque sono gialli in partenza, ma queste armi qui hanno la possibilità di annullare e disintegrare. Questa ha un sovraccaricamento, ma in ogni caso adesso vi farò vedere quelle che riescono a disintegrare le cose. Adesso non questo, ma se ad esempio prendiamo, adesso vi faccio vedere, se prendiamo vediamo un po', rilascio, no, penso barricate, no. Comunque ragazzi, poi vi farò vedere un altro atto, in ogni caso queste armi hanno la possibilità di disintegrare quasi tutti gli oggetti che hanno davanti, quindi sugli umani dovrebbe avere un effetto molto, molto devastante. Appunto, torniamo da loro e abbiamo il soppressore. Vedete sempre questo marchio giallo,
sempre per il cursore. Adesso vediamo un po' quest'altro. Uccide reggente. Disintegrare la morte. Beh. Però noi vogliamo vedere il cannone del cinghiamento. Ragazzi, questa deve essere pazzesca. Veramente io poi mi caso. Troncheggio totalmente tutte queste cose. Ecco, Halo 4 ha abilitato la corsa. Cosa che in Halo 3 non c'era, precedentemente. Appunto col tasto X. Io adesso ho impostato le opzioni su Recon, che è la vecchia modalità appunto di Halo 3, i vecchi tasti di Halo 3. Altrimenti quello nuovo ti danno, diciamo, un movimento un po' diverso. Adesso vediamo un po'. La cosa che mi interessava di tutto appunto era vedere dopo Halo Reach, dopo l'esperienza di Halo Reach, era di vedere un pochettino come erano messe le abilità. Allora, il jetpack appunto è sempre lo stesso, sempre la stessa possibilità di un po' col paese, di volare. Quello che vi consiglio per divertirvi tanto, quello che stavo pensando anch'io, era appunto di mettere, quando fate le personalizzate o fucine, mettere infinito, diciamo, sulle abilità, così potete volare più, altrimenti sarà un pochettino limitata la cosa, ma è un po' limitata anche per tutte queste. Ma la cosa bella, questa qua ad esempio, lo scatto, l'ho notato, è molto utile, diciamo, anche se è un po' lento, ma è utile per evitare alcuni contrattacchi. Appunto la nostra vecchissima invisibilità, una delle prime abilità fondamentali di Halo, quella anche con la lama energetica, appunto gli Elite inizialmente avevano l'invisibilità, la possibilità di scomparire nel nulla. Lo scudo, questa ragazzi è stata la svolta, secondo me, delle abilità. Lo scudo a bolla è stato diciamo una delle prime abilità riconosciute su Halo 3. Ma questo scudo è uno scudo generato specialmente soltanto per te. È incredibile come riesce a crearsi uno scudo che, anche se malapena dura un poco tempo, ma si riesca a creare uno scudo per proteggersi intorno, appunto, che ti ha la possibilità di girarti intorno. Veramente bello, ma poi anche esteticamente come è fatto, bellissimo. Tutti questi qui vi ricordo che potrete utilizzarli. Ecco, questa è una bella sentinella, diciamo, dovrebbe aiutare. Tutti questi bonus potete utilizzarli tranquillamente. Diciamo, potete utilizzare tranquillamente online. Questa, ragazzi, è una cosa spettacolare. Io ho visto, non pensavo mettessero una cosa del genere. Comunque il visore notturno, magari servono per gli ambienti un pochettino più buio. L'ologramma rappresentato su Halo Reach, che devo nominare purtroppo, l'ologramma, diciamo, il fatto di dare un falso prototipo di se stesso all'attacco per non rilevare la protezione. Ovviamente il campo di energia, poi hanno cambiato un pochettino, hanno fatto una specie di scudo a bolla. Questo campo dovrebbe fornire energia. E vediamo un po', adesso abbiamo visto un pochettino le abilità armatura, i gadget, dovrebbero essere sempre i soliti, gli esplosivi, le mine, generazioni, qui veramente i scenari potete cambiarli come volete, ragazzi, qui veramente tutto, per quanto è bello questa cucina è sempre sorprendente perché si può cambiare tutto. L'unica pecca che a me è dispiaciuto di questo gioco, che mi dà fastidio, è che hanno aggiunto un bellissimo veicolo, che adesso vi farò vedere, il Mantis, che appunto, cioè, è una specie di robot, un mega robot, che da quello che ho capito, con dalla possibilità di strisciare, dalla possibilità di sparare con mitra, dalla possibilità di caricare, da quello che vedo, 4 missili e indicarli dove si vuole. E ragazzi, sì, questo è in privata e quindi potete giocarci veramente con gli amici con questi veicoli, quindi pensate a quanto è sempre stato bello, mi è sempre piaciuto anche per questo il fatto di poter utilizzare tutti questi veicoli anche da solo. Il Ghost, il nostro vecchio Ghost, veicolo con turbo, dà la possibilità di andare un pochettino per turbo. Poi abbiamo la Banshee, che devo ancora capire un pochettino le acrobazie, appunto qui abbiamo il cambiamento di missili, si può andare un pochettino ovunque, niente, bello. E
E appunto niente, l'unica pecca, stavo dicendo prima, qui hanno messo il Rife, la catapulta, l'unica pecca è che purtroppo hanno, mettendo pure tutti questi velivoli che avevano già messo precedentemente, hanno tolto il velivolo come l'Hornet, che era un velivolo pazzesco, il fatto che potevi trasportare le persone, e l'unico velivolo disponibile in questo momento che la T4T ha dato è quello con quella Banshee. E questo mi è dispiaciuto veramente, questa è una pecca, perché se volevi trasportare magari multiplayer più persone con un velivolo e volevi volare, adesso non lo puoi più fare. Speriamo adesso appunto con le nuove mappe che dovranno uscire, speriamo che aggiorneranno sta cosa, speriamo che metteranno qualche veicolo in più. E ragazzi, che dire, qui ci troviamo appunto sul nostro vecchio Valhalla, sulla nostra vecchia mappa di Halo 3. Io spero vi sia piaciuto questo video e spero che abbiate gradito un pochettino tutti gli aspetti. Adesso game over, vittoria. Diciamo, ecco, questo è il nostro game over, vittoria. Vittoria da chi non si sa, perché alla fine vi fucina, c'ero soltanto io però. E appunto sì, ci troviamo alla conclusione di questo video. Se volete un altro episodio di Halo 4, lo farò con piacere, riguardo a qualsiasi tipo di aspetto del gioco. Non so se volete, comunque farò anche partite in multiplayer, faremo un pochettino, sdrogheggeremo un pochettino anche online. E per il resto ragazzi, vi mando un bellissimo, un grandissimo saluto a tutti i fan che ci seguono. Iscrivetevi, commentateci, supportateci, aiutateci, che abbiamo bisogno del vostro sostegno. E ricordatevi, al prossimo episodio. Qui è Revens, bella a tutti, ragazzi.